bentornato, guarda, ma soprattutto ascolta questo video in cuffia. Non puoi non farlo, saresti pazzo. Innamorarmi così, ragazzi, è una bomba! Addosso, ragazzi, questo suono, anche l'odore sui miei vestiti quando scendi dalla macchina e sei totalmente impregnato di quell'odore di benzina che solo alcune macchine ti lasciano. Questa che sto guidando qui è qualcosa di sensazionale. Lotus Exige S British GT Special Edition. Dopo aver acquistato la mia Subaru Impreza, ho fatto fatica a trovare delle auto così dirette, così pure. Beh, questa qui sicuramente lo è, anche di più della mia Impreza, ed entra ufficialmente nella top 3 delle mie auto preferite. Ragazzi, quest'auto qui mi ha riacceso la passione, la voglia, non che fosse mai scemata in me, per carità, però ogni tanto uno spunto serve, e questa non è che mi ha dato lo spunto, questa mi ha dato proprio la scossa elettrica, ragazzi. Maledetta, maledettissima Simone, maledetto, quant'è bella sta macchina, raga. Questa salta se tu non stai attento. Inserisce, ragazzi, è un rasoio, e senti come esce, Dio mio, è spettacolare. Sono impazzito, sono uscito fuori di testa. Ringrazio ovviamente Alessandro, Ale Bruscagli, lo trovate su Instagram, il proprietario della macchina, e suo padre, che poi la macchina è sua perché il ragazzo è giovane, ha 22 anni e dalla vita lui ha già capito tutto, perché gli piacciono queste macchine qua col cambio manuale come mi piacciono a me. È bellissimo, Ale, ma poi sai, quando tu pensi che stai per cambiare invece là un po' battaglia. Sì, ma poi non conoscendolo non mi azzardo, però così a primo impatto fa venire i brividi e mi fa sudare le mani, e ultimamente mi è successo davvero poche volte. Certo, sono veramente contento, guarda, che averti conosciuto pure tu. Beh, soprattutto io. È bella.
Se sei in terza piena e stai andando un po' fortino e c'è uno scollinamento, senti che sali di giri, fa tipo perché si solleva da terra talmente leggero, io non lo so, raga, vabbè, lo so che sto impazzendo, perché poi alla fine, a fine giornata, sta macchina gliel'ho ridata ad Alessandro, ma non l'avrei mai fatto, sinceramente. Che meraviglia. Quelle che ti sudano le mani quando se torni a casa c'è di stage 3 in casa madre. Tra l'altro questo qui è uno stage 3 di casa madre che eroga 330 cavalli su un peso che penso pari dagli 8 ai 900 kg. Immaginate che cos'è. Quindi basta parlare, ragazzi, vi porto a bordo con me perché quest'auto qui mi ha davvero davvero emozionato. Ufficialmente innamorato di questa macchina qua. Te via, guarda, te l'ho detto che mi avresti rovinato la giornata, c'avevo questa sensazione. Però è stato un piacere, poi ti ho scritto così perché mi faceva piacere conoscerti, alla fine è andata questa cosa. Ma infatti guarda, devo dire che il fatto che io riesca a rispondere a tutti, no? Questo mi ha creato anche un'opportunità con te. E poi parliamo di questo cambio manuale. Ragazzi, ci sono tutte queste auto moderne con questi cambi automatici, col doppia frizione velocissimo, con le palette al volante, tutto quello che ti pare. Ma questa qui, con quel cambio lì, è proprio un rapporto diretto con chi la sta guidando. I pedali che sono praticamente lontani, la seduta di guida ti permette di avere le gambe tese, il volante piccolo, è tutto costruito intorno a te, in quello spazio piccolissimo, tutto completamente concentrato, con un rapporto peso-potenza estremo. Ed oltre a questo, la macchina ha un bilanciamento dei pesi bestiale. Motore centrale dietro la tua schiena, trazione posteriore, aiuto, è pazzesca. Ho fatto un paio di settimane fa un video sempre su altri due Lotus, il video è andato pure male, cioè ha fatto poche views, perché questa macchina non se la filano in tanti, ma... com'è possibile? Cioè, voi ci siete mai saliti a bordo? Io non c'ero mai salito, quindi per quello sono così carico e entusiasta. È sensazionale, è una macchina che chi ha la passione della guida deve avere. Una di queste Lotus, tu ce la devi avere. Ora, se avessi portato la 1 Turbo IE o la Abarth, chissà quante visualizzazioni avrei fatto. No, non mi interessa. Questa macchina è meglio. Punto. Compratevela. Questa trasmette tutto, la senti, è viva. È nelle tue mani. Rapporto peso-potenza incredibile. Distribuzione dei pesi ottimale. Motore centrale, trazione posteriore, va come un treno.
serie piaciuta, eh sì. Sì, no, più che altro non pensavo che avessi questa reazione, cioè. Lo sai che la cosa che abbiamo fatto è che è stata quella di mettere le telecamere subito appena ho messo in moto la prima volta, ho detto accendo le telecamere perché io non l'avevo mai guidata. E quella reazione è la più spontanea. No? First reaction, shock. Shock reaction. Scusami, ma te, che ti aspettavi, che non mi piacesse? No, sì, però insomma, cioè sei uno anche con la tua Subaru che è trazione integrale, che scarica tutto per terra, insomma, no? È un mondo diverso, è una macchina comunque che pesa 1400 kg, questa contro la mia Subaru. Invece questa sugli 800. Capisci che è? No, no, ma... Motore centrale. Certo, no, hai ragione. Però magari ha sempre la percezione di guida, infatti, che esatto. Poi ti stupisce. Sì, pure io ho pensato, chissà quante macchine ha provato nella vita, quindi sarà una come un'altra magari, no? No, devo dire di no. Grazie che mi hai detto sta cosa, ma ne ho guidate tante, senz'altro, ma ce ne sono poche che mi rimangono nel cuore. E devo dire che questa entra nella top 5 che te ti ha colpo stasera. Autoscout, ragazzi. No, più che altro la tua risata iniziale appena prima seconda, che ti sei messa a ridere così no. Come un bambino, ho detto, mamma mia che... È veramente una figata. Dovrebbero guidarla tutti, sta macchina. Per rendersi conto, che poi uno può pure immaginare, sai, dice comunque una Lotus, comunque questo rapporto peso-potenza, questo suono incredibile, tutta una serie di cose belle sulla carta, ma poi effettivamente quando la guidi è puro piacere. Non... No, cioè io penso sia una delle persone... papà? Stefano. Ciao, detto... Oh Stefano, sei un grande. Sei un grande, grazie che mi hai fatto fare un giro. Cioè, in realtà devo ringraziare sti ragazzi perché sono loro che mi hanno contattato. Però... cavoli che è scomoda. Però te sei stato, te sei diverso perché stai comunque ti tieni, no? Umile, ecco. Meno male, a portare tutti, rispondi sì, a sì, tutti sì. E quindi anche c'è stata un'occasione che magari avresti perso. Perché non dovrei essere in fondo chi sono io, una persona lo so, normale però come tutti, non quindi, è da tutti, ecco, da quindi tutto, insomma, c'è un pregio che c'è in più, anche sta giornata stupenda. Sì, sì. Grazie. Ma grazie a voi, ma quando cioè, raga, adesso a parte il canale, a parte tutto, ma non è che tutti i giorni ti capita di guidare una Lotus del genere. No, però anche la chiacchierata, quello che ci ha trasmesso, cioè è un'altra cosa, no? No, è vero, sì, guadagni appunti su punti con la passione moglie. Di auto, cioè. Hai sentito Chiara che hanno detto i giovanotti qua? No, però dai, questa è una serie limitata. C'ha 3000 km. Come avete fatto a fare solo 3000 km? Oggi sono 3000 perché ieri erano 2900, era la metà. Il gallo, poi Loga. Ma tu all'università con sta macchina ce vai? No, ma io questa non la uso mai. Perché non gli apresti a lui? Lui secondo me ci vuole andare. Seguaci, follower, un mio fan. Sono tutte frasi che mi danno un po' fastidio fondamentalmente. Io sono uguale identico a tutti gli altri. Oggi è la dimostrazione proprio di quello che sto dicendo. Il canale è aperto a tutti. Se mi volete far guidare le macchine più belle del mondo, fatelo, insomma. A me non dispiace. Ringrazio veramente questi due ragazzi. Sì, Alessandro. Grazie a te, la giornata stupenda. Veramente. Alessandro e Giulio. E pure tuo padre Stefano. Beh, no, penso di lui. Prestaci sta macchina un paio di mesi su l'officina del pilota, la portiamo, cambiamo le gomme, le mettiamo no. Nuove, perché queste che so? Le toglio? Che sì. Monti? No, Yokohama. Yokohama. Però sono un po' vecchiotte. Però sai che 3000 km, insomma, non te poi il problema, no? La mescola è finita da 15 anni, però hanno fatto solo 3000 km le gomme. Quindi ci siamo. Oh, vabbè, dai, l'abbiamo fatta lunga, il video termina qua. Se ti piace la Lotus, metti like al video, iscriviti al canale e facciamo crescere sta community, che ne dite? Ciao ragazzi. Grazie. Oh, dai!